don't fuck my mind. See him out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Questa vittoria rappresenta, diciamo, il frutto, il risultato di un anno di lavoro e di percorsi insieme e che è stato pieno di difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a portare a termine il nostro obiettivo. Grazie Anna, brava. Allora siamo pronti, proseguiamo a ritmo sostenuto con la prossima sfida. È la quarta, è la sfida dei solisti classica. Si sfidano per questa quarta sfida del Festival Ballet Elisa Reniero. Ballerà Giselle, primo atto. Dall'altra parte, Silvia Fattorini, regina delle Driadi. Come detto, ad aprire la sfida, Elisa Reniero. Elisa Reniero, Giselle primo atto, ora con regina delle Driadi, Silvia Fattorini. Thank you.
Solisti Classica è la quarta sfida della finale di Festival Ballet. Chiamo al mio fianco Elisa Reniero, la mia destra, Silvia Fattorini, l'applauso della piazza di massa, perché non vorrei essere di parte, ma all'interno della, di una sfida di Solisti Classica c'è proprio l'eccellenza della danza, l'eleganza. Chiaro, ho detto bene? Guarda, io ti dico anche qualcosina in più, perché prima parlando con Marta l'ho guardata e le ho detto: ma questi sono due brani di repertorio? Lei mi ha detto: eh sì, quindi la difficoltà è veramente altissima. Ma dunque Marta, io voglio sapere da te, anzi tutti vogliamo sapere da te, quale delle due esibizioni hai preferito? Secca, così, la prima. Quindi Giselle. Elisa. Quindi Marta in questo momento ha preferito Giselle. Sono molto curiosa di sapere invece Shirley Hesseboom che cosa pensa di queste due esibizioni. I'm going for Elisa. Oh, attenzione, Elisa. Eh sì, anche per quanto riguarda Shirley abbiamo un punto per Giselle. Ma l'avete capito, no? A Festival Ballet tutto può succedere. E scopriamolo cosa succede. Vince la quarta sfida di questa sera, Festival Ballet 2018. Elisa Reniero vince la categoria Solisti Senior. Vorrei chiamare l'assessore cultura del comune di Massa, l'avvocato Eleonora Lama, a premiare. Benvenuta, grazie mille per essere qua. Ecco qua che arriva il premio per Elisa, che vince la categoria Solisti Senior. Facciamo anche una foto insieme, che è sempre... sono lì i fotografi, sono lì. Nascosti, ma ci sono. Grazie. Premiamo anche la seconda classificata, facciamo anche lei un applauso, è stata veramente una sfida all'ultimo voto. Grazie. Prego ragazzi, grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro. Adesso dovrebbe arrivare, eccolo qua, un microfono anche per l'assessore, che voglio ringraziare per essere qua. Sono assessorato importantissimo, quello con la cultura. 13 anni che Festival Ballet porta i più grandi nomi della danza, ma soprattutto porta centinaia, direi migliaia di ragazzi qui a Massa. Quanto è importante la presenza di attività di questo tipo e della danza, della cultura poi di ragazzi che poi saranno gli adulti di domani. Allora, io direi che l'importanza è centrale di questa forma d'arte, ed è per questo che io non posso fare altro che sottoscrivere l'invito che già vi è stato rivolto dal sindaco, e quindi quello di tornare l'anno prossimo, ma anche l'anno dopo ancora, e l'anno dopo ancora, e l'anno dopo ancora, per uno spettacolo meraviglioso che ci fa apprendere sempre di più i segreti di quest'arte stupenda. Meravigliosa, quindi complimenti a te Filippo, agli organizzatori tutti, che io ho modo di apprezzare anche il giorno, e quindi nella consapevolezza dei grandi sforzi e sacrifici che fanno. Grazie assessore, un applauso. Ovviamente i complimenti io non me li prendo, ma li prende Simone Ranieri, che in questo caso le dona ovviamente questi fiori per ringraziarla della sua grazie presenza. Ancora grazie. Per me questa vittoria rappresenta molto, perché sono nella mia città e ballando spesso fuori casa posso donare qualcosa anche alla mia città. Negli anni è veramente diventato vero e proprio simbolo dell'estate per me e per tanti ragazzi che posso dire ho visto crescere. Festival Ballet vuol dire estate, perché infatti molti ragazzi magari hanno ballato per la prima volta qui a Massa al Festival Ballet, dei ragazzi magari hanno per la prima volta incontrato il coreografo, l'insegnante dei loro sogni qui al Festival Ballet, che vuol dire estate, vuol dire anche emozioni. Magari qualche ragazzo e ragazza si sono dati il primo bacio proprio qui al Festival Ballet, proprio qui a Massa, e magari con in sottofondo quello che è un simbolo dell'estate, cioè il tormentone estivo. La persona che vi voglio presentare è veramente la regina delle canzoni che sono le colonne sonore della nostra estate. Volete sapere chi è? Eccola qua. Con il papà sì, sin il papà no. Con il papà sì, sin il papà no. En contacto con
tierra. No teníamos nada para comer. Cuando canté el pam pam, me convertí en estrella. Signori sul palco del Festival Ballet, Cecilia Gayle! Grazie! Guarda, buonasera! Massa, buonasera a tutti! Buonasera! Guarda, Cecilia, grazie, non mi divertivo così della prima comunione. È stato fighissimo. Ascolta, Cecilia, io prima presentandoti ho detto che tu sei la regina delle colonne sonore dell'estate. Tu, come la vivi il fatto di sapere che in tutta Italia, vedi, con tutto il mondo, io vengo dai villaggi turistici, quindi ho ballato ovunque i tuoi pezzi portano buon umore, portano estate, portano divertimento. Come mi sento? Mi sento felice, mi sento bien, mi sento contenta, e grazie anche Italia! Ma io volevo chiederti, quando si crea un tormentone, cioè questo pezzo qui veramente la ballano in tutto il mondo, come nasce? Cioè te il pam pam, come te è nato? Allora, a me è avuto, penso di essere stata nel momento, al posto giusto, nel momento giusto, con i produttori giusti, e la vita, la legge della vita, sono stata molto fortunata. E poi dopo c'è il pampan, c'è il tipitipitero, c'è ghiocchiero, c'è tanto. Ma la sai ballare? Guarda che non mi sfidare, hai visto qua che sono partito. Tra l'altro poi ritornerai con noi ancora una volta. Però perché devo dire una cosa importante, che il pampan festeggia, questa versione che avete sentito, un remake del pampan, perché festeggia 20 anni di vita. 20 anni di Pampan, Cecilia Gayle, Festival Ballet. Grazie. Cecilia, noi ci rivediamo anche più tardi, eh? Ci vediamo più tardi. Grazie a questo grazie pubblico meraviglioso. E noi vogliamo. Gracias. Grazie, Cecilia. So, vieni qua. Cecilia, vieni, perché infatti
E noi siamo sempre molto attenti per quanto riguarda i fan events a quella portare insomma il talento in tutta Italia, ma sia ovviamente un occhio molto molto attento a quella che è ovviamente la realtà dove tutto è iniziato 13 anni fa, cioè quella di Massa. Nella persona di Simone Ranieri ha voluto per te, Cecilia, un regalo particolare, anzi direi di più, un regalo unico. È un regalo in marmo scalpito da Michele Monfroni, che è stato il vincitore dell'ultima edizione del premio Franco Borghetti. A portarcelo, la accogliamo con un applauso, la restauratrice creativa oltre che direttrice artistica delle manifestazioni Torano giorno e notte. Un applauso ad Emma Castè. Buonasera Emma, benvenuta. Grazie. Facciamo buonasera. La consegna, ovviamente il marmo di questa zona è famoso in tutto il mondo, questa è un'opera d'arte unica. Non facciamolo cadere, se no è un tipitipitero, eh. Grazie! Torano notte giorno, muchas gracias! Cecilia Gail! Schiero. Grazie Cecilia! No, no, prego, prego! Io le vorrei chiedere, insomma, visto che siamo qui nella piazza di Massa, ma in televisione ci stanno guardando tutta Italia, quello che voi fate, quella che era la realtà del marmo di questa zona, perché è così famoso in tutto il mondo, da che la tradizione e di come la tradizione viene sempre migliorata ovviamente con la tecnologia e con la modernità. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, e Torano è vicino di casa perché appartiene praticamente al versante di Carrara, è una manifestazione d'arte che c'è da 20 anni quanto la canzone, e che la dirigo io sono 5 anni, quinta edizione. Quest'anno siamo ritornati al marmo, che è l'oro bianco per entonomasia qui della zona, ed è quello che ci rende unici. Certo. D'altronde, come diceva, è veramente famoso non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo. Assolutamente sì. Era necessario per noi del Festival Ballet, che è nato e che è cresciuto qui a Massa, ovviamente una riconoscenza, esatto, di questo tipo. Io la ringrazio. Grazie mille. E le facciamo un grosso applauso. Grazie, ovviamente un buon lavoro. C'è un'attenzione importantissima, perché se ti fanno events di Simone Ranieri, segue eventi e produce eventi e coordina eventi in tutta Italia, dando la possibilità a ragazzi davvero di tutto il paese di poter emergere, poter lavorare con i grandi nomi della musica italiana. Mi viene in mente, tanto per farvi un esempio, che The Fan Events ha curato quello che è stato il corpo di ballo del concertone dei J-Ax e Fedez, che da un po' di anni insomma sono anche la colonna sonora della nostra sigla. Ma c'è un'attenzione sempre importante a quello che è il territorio, ovviamente da dove tutto è partito, che è appunto Massa, che io con un applauso ringrazierei ancora una volta per ospitarci qui in Piazza Aranci. Cerco di riprendere un tono, anche se mi è impossibile dopo aver ballato il pampa, perché ora ripartiamo con le nostre sfide. La sfida è la numero 5, passi a 2, contemporaneo senior. Si sfidano la coppia formata da Francesca Tempestini e Giorgia Fanti, Solstice di Fer. Dall'altra parte, Ludovico Murgia, Alessia Ricci, Find It There. Aprono la sfida Francesca Tempestini, Giorgia Fanti. Voilà, il n'y aura plus d'hiver. Si nouveau, je crois s'y tomber hier. Dans les villes, des ventes s'organisent. Des montagnes de pulls dans les villes, des vagabonds se pressent et investissent dans la laine dévaluée. Alors voilà, il n'y aura plus d'hiver. Et pourquoi si plus rentable on pense
les gens s'endorment un peu sous un soleil de plomb dans les villes. Des vagabonds se pressent et investissent toujours dans la laine dévaluée. Erano Francesca Tempestini e Giorgia Fanti, ora la volta della coppia formata da Ludovico Murgia, Alessia Ricci, Find It There. Passe 2 contemporaneo senior sono i protagonisti della quinta sfida qui al Festival Ballet, quindi chiamo con un applauso Francesca Tempestini, Giorgia Fanti alla mia destra e Ludovico Murgia e Alessia Ricci. Com'è andata? Siete contenti? Scopriamo cosa hanno detto i giurati? O ci prendiamo uno spritz? Vabbè, stavolta i giurati. Chiara? No, niente spritz per adesso. Uffa. Due esibizioni molto belle e molto intense, ma vediamo un po' quale delle due intensità ha colpito maggiormente Maura Stolfi. Allora, quando si affrontano queste due scuole è sempre un problema enorme, perché sono due lavori eccellenti e ogni volta è sempre così. La preferenza minima ma esiste per Artis. Dunque il primo punto secondo Maura Stolfi va ad Artis. C'è un altro parere che vorremmo sentire, è quello di Marta Romagna. Prego Marta. Anch'io sono d'accordissima con Mauro. Ho sentito un'emozione in più tra la coppia proprio. Sarebbe bello sentire il parere anche degli altri 4 giurati, ma invece di sentirlo guardiamo insieme che cosa hanno votato. La coppia vincitrice della quinta sfida del Festival Ballet 2018 è Ludovico Murgia, Alessia Ricci, categoria passi a 2 senior. Ah, che bello che si abbracciano a premiare la coppia vincitrice. Che bella questa cosa. Chiamo a Beata Romani a premiare, qui facciamo un grosso applauso perché ormai è una presenza fissa.
Bambetta, anche un bacio, aspetta che qua ci sono dei saluti in corso, prego Ambetta, il premio alle tue spalle, perché premi la coppia vincitrice con l'applauso del pubblico di massa del Festival Ballet. Complimenti. Secondo classificato che viene premiata anche loro da Ambetta, l'applauso di massa. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Ambetta, vieni, resta qui con me. Pensavi di scapparmi, perché Ambetta, l'ha detto prima Chiara giustamente, ecco che viene anche microfonata, è un'amica del Festival Ballet. Tu l'hai visto veramente crescere, sei stata ospite in una delle primissime edizioni, forse la prima. Ti vorrei chiedere cosa hai visto cambiare negli anni, sia nel movimento danza e soprattutto nel Festival Ballet qui a Massa. Infatti ho detto anche a... Ai giurati stavo parlando che io conosco Simone dagli inizi suoi, era piccolo, era giovane, giovanissimo. Mm-hmm. E vederlo che organizza una cosa del genere, così in grande, tra l'altro con una qualità, perché è migliorata tantissimo anche la partecipazione dei ragazzi, certo, in confronto, non perché non erano bravi, però è migliorata ancora. E questo deve essere veramente soddisfatto, ma per davvero, non tanto per dire. Quindi complimenti a lui e a tutti quelli che lavorano con lui e che lo sopportano, ovviamente. È una fatica. Bene, grazie Ambetta. Questa vittoria per noi rappresenta la fine, ma allo stesso tempo l'inizio di un nuovo percorso e la fine di un vecchio. E abbiamo condiviso insieme tanti bei momenti. È il secondo anno che portiamo il nostro Passa 2. L'anno scorso non siamo riusciti a piazzarci a questo concorso, ma siamo molto contenti di essere cresciuti e di essere riusciti a vincere a questa edizione.